Il culto di San Michele Arcangelo a Padula ha radici profonde, da ricercare nell'antica Cosilinum. Questa festa viene tradizionalmente celebrata l'ultima o la terza domenica di maggio ed è molto sentita dai padulesi, ma anche da chi a Padula non vive più per motivi di lavoro, partecipando simbolicamente, offrendo doni all'Arcangelo. La processione si è svolta nel pomeriggio portando San Michele su un'auto tra le salite e le discese del suggestivo paese che, diversamente, con la statua portata a spalla come da consuetudine, sarebbe stato un percorso alquanto difficoltoso. La tradizione del culto micaelico nasce agli albori della vita cristiana qui a Padula ed è una tradizione che si è radicata già nell'antica città di Cosilinum, l'antica Padula, il colle che guarda verso oriente e conserva l'eremo di San Michele alle Grottelle. Quando i cosilinati si sono poi trasferiti su quest'altro colle verso nord, hanno portato il culto di San Michele che da più di 1100 anni è celebrato in questo luogo, in questa chiesa madre di Padula. Per quanto riguarda la tradizione dei falò, in cosa consiste? Sì, la tradizione dei falò è una immagine naturalmente tradizionale che indica il potere del bene sul male che San Michele rappresenta. È possibile naturalmente approfondire il culto di San Michele presso l'eremo delle Grottelle o nella comunità di Padula, ecco, leggendo i testi che si trovano sul sito web padulasacra.it, una piattaforma che abbiamo creato proprio per consentire a tutti i pellegrini visitatori per il prossimo giubileo di poter fare un'esperienza prima virtuale e poi reale della nostra comunità del culto che qui si celebra.